Una delle cose che volevamo capire da questo percorso di approfondimento era, visto che questa è una rete di 8 comuni, di 9 comuni attualmente, era di 8 quando abbiamo iniziato, è diventata di 9, questa è una rete di comuni che si propone di fare politiche giovanili, volevamo capire qual è il punto di vista delle ragazze e dei ragazzi rispetto all'ente locale, se sanno cos'è, se sanno come funziona. La risposta che molti ci hanno dato è certo, io so che cos'è il comune, è il posto in cui si fa la carta d'identità. E questo è un modo, credo, molto semplice ma anche molto chiaro di capire che, e di dirci che il luogo, ente locale, non è vissuto, è vissuto come uno spazio burocratico, amministrativo, ma non come un'opportunità per se stessi e per i propri coetanei, per la propria comunità, per fare e proporre attività, a meno che i casi ovviamente ci sono di ragazze e ragazzi che invece queste possibilità e queste potenzialità lo conoscono e sono molto spesso ragazzi che hanno avuto opportunità di fare stage o tirocini o abbiamo visto coloro che provengono da famiglie che hanno un impegno nel mondo del volontariato e siccome in questo territorio il mondo dell'associazionismo e del volontariato ha spesso un legame, una collaborazione molto forte con gli enti locali, attraverso le famiglie hanno avuto modo di capire e di conoscere anche le possibilità che danno questi luoghi. Un esempio molto concreto, un altro di questo punto di vista è la visione dell'Informa Giovani che è presente qui a Schio, che è un luogo importante per le ragazze e i ragazzi. Ebbene, pochi sanno che l'Informa Giovani è una struttura di tipo comunale, che è voluta, costruita, gestita da un'amministrazione comunale, quasi fosse un corpo altro, un corpo estraneo, un qualcosa di diverso che non ha a che fare. Su questi temi vi proponiamo due contributi stasera, il primo di Marta Meneghini del Centro Studi CEIS che per la rete gestisce alcune progettualità e il secondo di Linda che ha fatto un'esperienza nel comune di Torre Bellvicino nel mondo della comunicazione. Allora, intanto buonasera a tutti. Io, come ha detto Marco, sono Marta Meneghini, educatrice professionale del Centro Studi del CEIS di Schio, che si occupa di prevenzione del disagio giovanile e di promozione del benessere in ambito sia scolastico, sportivo e nelle politiche giovanili dei comuni. Appunto, il nostro contributo come CEIS nella rete dell'Alto Vicentino si concretizza con esperienze forti, che è il nostro progettone, e la festa dei diciottenni. Delle considerazioni. Allora, sta di fatto che i giovani vivono appieno le esperienze che sentono e che hanno scelto da sé e che non sentono imposte dall'alto, dagli altri, soprattutto dagli adulti. È proprio sul termine, secondo noi, imposizione, che noi adulti facciamo fatica a confrontarci con loro. Secondo noi adulti, iniziative buone, significative, dovrebbero essere comprese, accettate, addirittura con riconoscenza da parte dei ragazzi. E invece, molto spesso, non sempre molto spesso, sono snobbate o addirittura anche derise. È il caso dei tentativi che abbiamo fatto, no, Marco e Chiara, di organizzare la festa dei diciottenni. Una sorta di debutto in società in cui l'elemento dello stare insieme è fatto anticipare da una parte più seria, più da adulti. Questi tentativi fatti nel 2009-2010 hanno portato delle adesioni numericamente insignificanti, forse meglio il 2009, dove mi ricordo ero seduta nel lettone di casa mia e telefonavo a una buona parte dei ragazzi maggiorenni di Sant'Orso, perché io ho aiutato il comune di Sant'Orso a fare questa cosa, gli altri comuni si sono arrangiati. E i ragazzi mi rispondevano che avevano calcio, che avevano da studiare, la patente, o addirittura quando sentivo i genitori mi dicevano: ah, è impegnatissimo, non ha tempo per venire a una festa in comune. Quindi queste poche unità di ragazzi, e gli stessi ragazzi che venivano, i pochi, sentivano il peso dell'assenza di coetanei.
e dicevano anche sono l'unico sfigato che ci è cascato in questa, e portavano anche delle frustrazioni agli organizzatori, questo sicuramente. Allora dobbiamo capire che per loro imposizione vuol dire un'idea che parte dal mondo dell'adulto, che è pensata e ideata dagli adulti e quindi facilmente sarà vissuta come cosa altra da loro. Sicuramente di fronte a nuove iniziative, come abbiamo già detto, bisogna usare di più il tam-tam fra i giovani, usare dei ganci che invitino, anche con l'uso dei social network, che invitino i coetanei a qualcosa che può sembrare interessante. Apro una parentesi, io lavoro moltissimo anche alle superiori. Una delle cose che funziona di più è la peer education, cioè l'educazione tra pari. Quindi sicuramente ci saranno delle idee per gli anni prossimi, anche per le politiche giovanili, legate proprio alla peer education. Cioè ragazzi formati che andranno poi a invitare i coetanei a far qualcosa insieme con i coetanei. Però, stando a questa premessa, perché Esperienze Forti, che è l'altro progetto, che nasce ed è condotto da figure adulte, riscuote tutto questo successo ogni anno crescente? Ricordiamo che Esperienze Forti quest'estate è stata la quinta edizione. La prima edizione ha avuto 41 iscritti. Quest'estate ho avuto 200 iscritti. 51 enti ospitanti, enti appunto di vari comuni, di 9 comuni, che hanno ospitato i ragazzi, ragazzi che vanno dai 15, mi sembra di vederne anche qualcuno qua stasera, che vanno dai 15 anni ai 25. Perché allora questo? Sì, sì, adesso arrivo Stefano, arrivo, prego. Esperienze Forti e... Allora, praticamente i ragazzi dai 15 ai 25 anni si iscrivono tramite internet, tramite il sito www.esperienzeforti.it, per fare dei periodi che vanno da 2 a 3 settimane, periodi di volontariato in vari enti, che possono essere dei centri diurni, centri estivi, case di riposo, vari ed eventuali, dei comuni, dei 9 comuni della rete. È abbastanza chiaro, no? Senza andare nello specifico. Secondo noi in questo caso questo progettone che è riuscito e che riesce sempre ogni anno ha intercettato un bisogno, una necessità potenziale fortissima nei ragazzi, di cui forse il mondo degli adulti non si era accorto prima. I ragazzi nel periodo estivo, perché questo progetto è nel periodo estivo attualmente, sono molto spaventati dalla noia, dai momenti vuoti. Se noi pensiamo all'inverno, no? Da settembre a giugno, hanno un ritmo di stimolazione molto alto, la scuola, le attività sportive, i gruppi, e quindi vivono un momento estivo come un momento che può quasi creare ansia, proprio per il vuoto. E vi dico che le iscrizioni avvengono proprio, cioè sono i ragazzi che si iscrivono, una minima percentuale di ragazzi è iscritta dai genitori. Infatti solitamente quando vengono iscritti dai genitori le esperienze non vanno. È vero anche che bisognerebbe recuperare il vero valore, il valore buono dell'ozio, no? Che potrebbe essere un momento per rielaborare quello che si è vissuto e il pensiero. E tuttavia per i ragazzi questi 3 mesi devono essere coperti da qualcosa, non riescono a non far niente. E qui appunto si innesta la nostra proposta di Esperienze Forti, che i ragazzi hanno colto al volo, dando tempo, energie, entusiasmo ben al di sopra delle aspettative. Io alla fine dell'estate faccio il giro di tutti i 51 enti, l'ho fatto appena finito, e tutti gli enti sono entusiasti dei giovani, sono bravissimi, si impegnano, attivi, veramente molto positivo anche da parte degli enti al ritorno. Quest'inverno stiamo provando a organizzare Esperienze Forti invernali, tutt'altra cosa logicamente,
dove i ragazzi che comunque sono impegnati in scuole, eccetera, daranno la disponibilità agli enti di qualche momento, che può essere un'ora, un pomeriggio, un weekend, al mese agli enti. Vediamo come andrà Esperienze Forti Invernali. Dopo vi saprò dire. Adesso diamo la parola a Linda, che ci raggiunge, che ci racconta questa esperienza di laboratorio sulla comunicazione fatto a Torre Vallicino. Sì, buonasera a tutti. La mia è una testimonianza di un'attività intrapresa a Torre Vallicino nel biennio 2008 e 2009. L'idea proposta è stata quella di partecipare ad un corso animatori, ad un corso per tutti coloro che lavorano quotidianamente con i bambini, con i ragazzi, con i giovanissimi. E io faccio parte, qui rappresento un gruppo di 25 animatori di Torre Belvicino che tutto l'anno lavora appunto con questi ragazzi. Prendiamo una fascia di età dalla terza, quarta elementare fino alla terza, quarta superiore. Abbiamo accolto al volo questa occasione e siamo stati guidati dalla dottoressa Silvia Della Vecchia, che ci ha trasmesso quello che è quelli che sono le basi fondanti per comportarsi, per ragionare, per lavorare insieme a questi ragazzi. La comunicazione e il concetto di gruppo. Quindi con lei abbiamo imparato quali sono le dinamiche, quali sono le caratteristiche, il divenire di un gruppo, quelle che sono poi le capacità che noi animatori e che nei ragazzi stessi ci devono essere per comunicare l'uno con l'altro. Una cosa interessante che mi ricordo era la definizione di gruppo che lei ci ha dato. Diceva che gruppo è quell'insieme di individui che per un tempo limitato condividono uno spazio, dei valori, delle idee, quindi in qualche modo siamo gruppo anche noi questa sera. Il punto è che poi questo gruppo deve essere mantenuto nel tempo, un po' quello che avete fatto anche voi, penso, con qualche difficoltà. E proprio con lei gli spunti, le attività, i giochi che ci ha proposto si concentravano su questo. Cerchiamo di capire la singola personalità di un ragazzo e cerchiamo di amalgamarla tra tutti. Inizialmente sono stati due corsi. Il primo l'abbiamo sviluppato solamente a Torre Belvicino, poi l'anno successivo invece abbiamo collaborato con gli animatori di Valli del Pasubio e una cosa sicuramente ci siamo portati a casa, il fatto che non possiamo dire ai ragazzi fate gruppo, siate gruppo, se prima non lo siamo noi. Quindi tutti questi 25 animatori prima di tutto fanno il lavoro di essere gruppo tra di loro, di comunicare tra di loro. È stata un'esperienza tosta che si ripete, che cerchiamo di ripetere. Per questo ringraziamo sicuramente l'amministrazione comunale di questa possibilità e siamo ben lieti se si può rifare. Grazie.